comprare prima Verratti, prima di avere questi 220 milioni, se no ce lo fanno pagare 150. Quindi ecco. Più che altro un sostituto di Neymar sarà difficile sostituire, eh? Anche se ecco, io rifarei veramente Flavio, la squadra. dice il país de España, De Spagna, no quello. sì, il país de España, che direttivi del Barcellona dice che già hanno cominciato a cercare un sostituto di Neymar e dice i principali candidati sono Mbappé del Monaco e Dybala della Juve. Dybala sì, ma è mancino. Chi gioca a sinistra? Mbappé Metti. ha fatto una buona stagione. Non lo so, io prenderei tutti e due, penso che con 220 milioni li compri. Poi non so poi. Però secondo me servirebbe uno più un destro che gioca a sinistra, ecco. Tecnicamente non è facile poi, eh. Però ecco, io a quel punto vado tutto su Hazard. Te lo dico proprio chiaro che c'è. Se devo risostituire un giocatore, vado dritto proprio su quello lì. Che è proprio da Barcellona. Per i miei gusti, eh. Va bene. Però, Ma ecco, vabbè. io invece, Hazard non lo vedo così, non mi piace così tanto, io punterei Dembélé o Mbappé perché sono giovane. Scusate se mi interrompo. No, interrompetevi anche perché no, diventa anche più. Io sono dell'idea che giocatore che fa per noi è Paolo Dybala. Però Sì, è anche vero anche che. per me. Eh? Io so del parere che devi vincere subito, no? A fare la cantera, a fare i giovani, allora faccio messo sulla cantera, un po' E discorso allora dell'altra certo faccio volta, giocare poi Deofeu e insomma, compagni. cioè, quindi non so, se vogliamo fare ancora i giovani, ma tanto cioè, Neymar l'abbiamo comprato giovane, era forte pure da giovane, quindi lo compri bello, bello forte, veramente forte, o se no è meglio uno un po' più pronto. Beh, Cioè, se sarà, ma a devi me vincere il Dybala Barça, non devi fa vincere impazzire. subito. A me Dybala non fa impazzire, mi sembra tanto fumo e poco arrosto. Perché ho tanti numeri, ma effettivamente non mi sembra spostare così tanto gli equilibri come fanno altre persone. Vabbè, però Cioè, quale per fare un sono loro? esempio, Quali sono? A me non mi sembra che sto giocatore del Mbappé. Monaco può cambiare una partita dal momento all'altro. No, ovvio, però è anche un classe 98 e ha Vabbè, 19 ho anni capito, però e ha fatto 30 gol stagionali. in Insomma, Francia. ma chi? qualcosina ha fatto. Ma Mbappé? No, Mbappé? io. No, non è male, per carità di Dio, oh. Cioè, stiamo scherzando, però io credo che il Però a sto Barcellona, ecco, dobbiamo metterci punto. d'accordo, o dobbiamo vincere adesso o dobbiamo vincere fra 4 anni, Tra 4 anni non ditemelo voi. puoi vincere perché Leo ce Cioè. n'ha 34, quindi devi vincere adesso. Ok, ma è un punto, ma Io infatti la penso come appunto. te su questo. Guarda, Quindi 200, ecco, tocca. guardate, dico la mia e poi mi taccio. E poi vi do anche uno spunto di riflessione. Se Neymar vuole andare via, questi vengono, ti danno 222 milioni. Flavio prima si faceva la domanda come la faceva Bartomeu, ma molti sanno che si può aggirare questa cosa del fair play finanziario e magari aggirandola mettendo sul piatto della bilancia per quanto riguarda il pagamento della clausola o comunque pagandola dopo il signor Verratti. A quel punto, se e magari vendono qualcun altro, per esempio danno via Di Maria. Questo non sappiamo se Il loro Fideo. possono vendere. Potrebbero anche vendere Di Maria. Non a noi, eh. Io Neymar più soldi per Verratti e Di Maria lo faccio. Sì, io pure. Io stavo arrivando a questo. Quindi il fair play E finanziario. ballano ancora 100 milioni, per Esatto, me. esattamente. Sì. Esattamente. Comunque, un centrocampista che magari sia Verratti, se loro devono vendere Di Maria invece che venderlo in Italia, magari all'Inter o in Inghilterra. Di Maria non ci vuole andare perché non è il suo campionato, No, quello non inglese voglio il non ci andrà Fideo. mai all'Inter. Appunto, Già,
non ci andrà mai all'Inter. No, appunto, quindi o viene da noi o non si sa dove può andare. Detto questo, poi va preso un difensore. Se, stava, se la Roma stava vendendo per 40 milioni Manolas, vai là, gliene dai 50 e lo prendi e lo porti a casa. E fai una squadra dove... dove la vueltita non si fa più, dove si ritorna a giocare tutto su Leo e Leo apre, c'hai due corridori sulle fasce. Poi se realmente uno crede che Dybala possa essere il futuro, per me la Juventus non lo dà via quest'anno, ma l'anno prossimo, l'anno prossimo con un'offerta di oltre 100 milioni, Dybala può poi portarla a casa e poi... magari se hai vinto qualcosa quest'anno puoi allestire un nuovo tridente molto, molto forte, sapendo che comunque Leo e il Charrua non è che ci hanno 35 anni, ce n'hanno 30, e a 30 anni altri giocatori hanno fatto grandissime cose, quindi non è che dobbiamo andare per forza a Pier 18enne o 21enne o 23enne, perché i due più forti... Ibra svincolato, no? No, Ibra non ci... Ibra. No, poi Ibra comunque rivallo United. No, ma non siamo un laboratorio psichiatrico, no, lasciamo perdere. Non è un giocatore che stava, non si adatta per certe cose. No? Quindi insomma, Suarez non mi sembrava un mio sano di testa, comunque, quindi. No, ma c'è passato, poi il suo ambiente, veramente il suo habitat naturale in questo momento della sua vita è l'Inghilterra, è il campionato inglese. È dove fa sportellate tutti i momenti. A me, sulla questione Ibrahimovic, lo sapete come la penso. Credo che poi alla fine non sia stata tutta colpa sua. Il Pep, qualche errorino nel rapporto con la persona. Vabbè, ma scusami, ce l'ha messo. Ricordi, ma tu la sai quando Messi, che Pep è andato nello spogliatoio, gli ha detto non bisogna mai bere Coca-Cola. Messi è uscito dal campo, è andato a comprare Coca-Cola, gliel'ha aperta in faccia. Sì. Ma questo non lo sa, cioè, di chi stiamo a parlare? Solo giustamente tu non puoi dire a Ibra o a Messi di non bere Coca-Cola. Capito? Quindi giustamente Peppa ha vinto quello che ha vinto, ma c'aveva le sue stranezze mentali. Sì, ma infatti, però insomma Ibra lo vedo molto lontano e forse lo vedo bene lì dove sta. Sì, esatto. Io veramente farei una cosa più, però al momento noi non sappiamo se questo andrà via. Petisso, che idea ti sei fatto di tutta questa situazione? Che come al solito si sta parlando parecchio, Mac, sono troppe voci. Io onestamente non mi sarei mai aspettato che la faccenda avesse avuto dei risvolti, non dico ufficiali, perché non è nulla di ufficiale fin quando la società non emette nessun tipo di comunicato, ma quantomeno veritieri. Ti dirò, io ero uno di quelli che aveva qualche dubbio quando Barça prese Neymar, pur avendo un ottimo nome, venendo da buone stagioni in Brasile. Proprio con il tempo ho capito che maturando, non del tutto, parliamo di una maturazione per me che è ancora al 75-80%, un giocatore che davvero può spostare gli equilibri, non credevo potesse quantomeno lasciare il Barça, perché parliamoci chiaro, cioè, ma chi è che lascia il Barça per il Paris Saint Germain? Ora venitemi a fare i discorsi della gabbia dorata, il Paris Saint Germain che offre i miliardi su miliardi, però attualmente è più del campionato francese, non ci puoi vincere a Parigi. Però va detto che se la volontà del giocatore è voler andare in un contesto che immediatamente gli consente di essere il numero uno, perché comunque avrà sempre a Barcellona un po' Messi come una spada di Damocle sulla sua figura, può anche andare, purché questi famigerati 220 milioni di euro di cui si parla vengano investiti, e bene anche. Io chiederei immediatamente Verratti a Paris Saint Germain per un conguaglio economico, altrimenti piuttosto li tirerei
così tanto la coda allo sceicco da farmi dare anche qualcosa in più, in modo da poter fare un grande mercato. Ma io su questa cosa che il Paris Saint Germain non attrae in questo frangente per Neymar, non ci credo, Petisso, perché veramente io sono rimasto dimmi. No, Max, ma non parlo che il PSG non attrae, anzi, quello attrae come perché è davvero una miniera d'oro. E i soldi attrae, certo. Certo, vabbè, lo dico proprio senza piedi sulla lingua. Cioè, allo sceicco, se gli tiri la coda dal culo ti caga i soldi. Cioè, è così il Paris Saint Germain. Però sì, quanto d'ambizioni, quando ha vittorie concrete, cioè, più della Liga. Sì, però il problema di fondo è un altro. E si chiama Brasile. Non è soltanto il Paris Saint Germain. Questo anno è stato l'anno dove Neymar ha fatto meno gol nella sua carriera, ma al momento ha dispensato tantissime giocate. Benissimo, e le giocate e gli assist l'ha dispensati per la squadra, no? Sì, in particolare questo è quello che pensiamo noi. I brasiliani dicono invece, no, la pensano, l'ha dispensati per Leo Messi, che è un argentino. No, ragazzi, perché è così. Andatevi a leggere quello che scrivono su i vari giornali do Globo o in quella lì, come si chiama, Alberto, è Sport Interattivo, questa TV a pagamento. Delle cose allucinanti nei confronti di Neymar, nei confronti di del Barcellona, che è messicentrico e che tutto è in funzione di Leo, e che per i prossimi 5 anni Neymar dovrà, sì, fino a 30 anni essere l'ombra di Leo Messi. Come? Non esiste altro Dio lì fuori di noi, cioè questo è il comandamento che devono accettare, normale, certo, è giusto. Certo, il problema è che sono brasiliani, non l'accettano. Esattamente, è perché la idiosincrasia loro. Quindi poi alla fine, io te l'ho detto prima, loro devono avere sempre le cose più grandi del mondo, miglior del mondo. Allora se è il miglior calciatore del mondo, Non è Neymar, è Messi, allora Neymar non può stare a fianco del miglior calciatore del mondo. Poco interessa al padre di Neymar o a tutti alla nazionale brasiliana o ai brasiliani che Neymar non vinca la Liga al posto della Liga. Interessa che poi vinca il pallone d'oro o possa certo, poi mi dite come fa, ma te pare che alla fine questi dai forse il quarto di finale lo supereranno di Champions League. C'è qualcosa che io continuo a dire. Io, come ha detto prima Tony, ho pensato che all'inizio che fosse l'ennesima cavolata dei giornalisti. Ho pensato dopo che fosse tutto organizzato dal Paris Saint-Germain per controbattere e minacciare il Barça dopo tutto il caso Verratti. E invece purtroppo il giocatore non ha mai detto una parola, perché no, quell'intervista a gol.com, come io ho scritto sui social e sui gruppi di tifosi del Barça, quando tutti dicevano Neymar ha parlato, ragazzi, se Neymar parlava non lo va a dire a gol.com, siamo seri per cortesia, un'altra cosa. Non è che lo va a dire a gol.com. Un'altra cosa, dice che era arrabbiato perché non avevano contrattato a Coutinho e all'altro brasiliano. Certo, fa Merclan dei Brazuca. Sì. E l'altra cosa che vi faccio notare riguarda il giorno diciamo libero per la preparazione al viaggio. Allora io non voglio fare il puritano, non sono un puritano per costituzione mentale e culturale, però non è possibile che il giorno dopo devi partire per affrontare il viaggio verso gli Stati Uniti dopo che ti sei allenato e tu prendi un aereo personale perché arrivare a Parma, a Formentera, dove è arrivato, per andare con lo yacht, sullo yacht, perché dovevi parlare con tuo padre e dovevi fare tutta quella pantomima. Cioè, ragazzi, io veramente lo dico qua, poi per carità, Neymar, se continua ad essere il giocatore del Barça, mi conoscete, io sarò il primo tifoso di Neymar, però veramente ne abbiamo anche di certi atteggiamenti
suoi e di tutto l'intorno, di tutto il clan, abbastanza, insomma. Sì, sì, veramente. Quindi se questo è lui vuole andare via, la porta è aperta. Ci dassero questi 222 milioni o Di Maria e Verratti e soldi, o Verratti solo, e buonanotte ai suonatori, si dice a Roma.